tutti, sono Valentina. Siamo qui a festeggiare la primavera con le stelline, perché questo, diciamo, è un'occasione per far festa con i bambini, portarli fuori al parco, in un parco bellissimo che è questo di via Giovannicoli. Purtroppo sta andando un po' in degrado, che il vecchio custode è morto e la figlia aveva iniziato a sostituirlo, così nel prendersi un po' cura del parco, aprirlo e soprattutto chiuderlo. E purtroppo però adesso la figlia non riceve più nessun tipo di compenso per questa mansione, e quindi giustamente non è che può, insomma, farlo tutti i giorni, quotidianamente, gratuitamente. Quindi noi volevamo così unire la festa della primavera anche a porre l'attenzione invece sulla tutela del nostro verde, visto che questo parco, come vedi, è bellissimo e pieno di persone, pieno di bambini. Quindi così, lasciarlo in malora sarebbe un peccato mortale. Stiamo cercando di porre l'attenzione. Perché mi sono iscritto a movimento? Perché avevo molte istanze e valori civili, umani, che non vedevo riconosciute negli altri partiti. E quindi il movimento mi è sembrata la scelta più giusta, anche perché ho visto persone molto affini a me per ideali e molto molto oneste e sincere, e questo mi ha molto convinto. È quel motivo per cui penso la maggior parte dei nuovi cittadini si è iscritta al Movimento 5 Stelle, ovvero l'esasperazione dovuta al fatto che qua lo vediamo tutti i giorni in televisione, lo vediamo tutti i giorni nella realtà che ci circonda, qui siamo abbandonati a noi stessi, c'è questo Olimpo della politica che, se ne va per conto suo, prende le decisioni senza chiedere permessi né nessun tipo di parere da parte del popolo. E noi da parte nostra fino adesso siamo rimasti passivi. Per un'aspettativa di cambiamento insoddisfatta, per anni di politiche che hanno promesso e non mantenuto, e per la volontà, ecco, di dare un segnale chiaro che questo cambiamento doveva finalmente avvenire. Quindi, visto che le risposte non venivano da quelli a cui abbiamo dato fiducia, sbagliando, a questo punto lo si può dire, ho pensato che fosse il momento di darsi in prima persona questi obiettivi e quindi di partecipare direttamente al cambiamento. Perché l'ho seguito da quando Beppe Grillo ha deciso di stabilire un contatto con una serie di persone che volessero cambiare questo paese. E avendolo seguito e analizzato in tutte le sue cose, ho trovato alla fine che mi potevo impegnare, nel senso, non è facile in Italia trovare qualcosa nella quale credere, e mi sembra che questo è un movimento nel quale ci si può credere, però bisogna fare tutti quanti qualcosa, quindi io penso di controllare chi voto e cercare di dare una mano per far sì che si cambi un pochettino questo stato di cose. Anche qui bisogna darsi da fare per uscire da questa situazione, no? Cioè, situazione pessima, persone pessime al governo e nell'amministrazione, e bisogna una cambiata, eppure velocemente. Perché dopo 15 anni che non votavo sentivo il bisogno da dovermi attivare per provare a dare una mano a risolvere le situazioni del paese. Ecco. Tu che cosa ti aspetti dal movimento? Da tutti noi, che risolviamo queste problematiche con tanta buona volontà e forza d'animo. Mi aspetto che riduca o elimini completamente quelle che sono le ingiustizie a cui assistiamo quotidianamente, da un punto di vista della distribuzione del reddito, del funzionamento della pubblica amministrazione, del rispetto e dell'aiuto verso le categorie più deboli, e di tutte quelle opportunità che ci vengono negate per politiche di casta, che quindi escludono tutti quelli che effettivamente per merito avrebbero diritto e che poi non vengono inclusi in queste possibilità. Mi aspetto che ribalti completamente tutta la situazione attuale, nel senso che è un paese che si basa sull'inciucio, da Mani Pulite, che abbiamo creduto nel tirare le monetine a Craxi, abbiamo creduto che si potesse cambiare questo paese, a 20 anni di distanza lo troviamo peggiore e in mano alle stesse persone, se non a banditi più pericolosi. Che ottenga i risultati per cui ci stiamo impegnando tutti. Dalle solite chiacchiere che ci hanno riempito per decenni, ai fatti, ai risultati. Quindi mi aspetto dal movimento
non solo le buone intenzioni che ci stanno tutte, che basta che vede la gente tutta per bene e tutta motivata, ma anche cogliere i risultati, se no stiamo perdendo tempo. Io mi aspetto veramente un rinnovamento spirituale e fisico del nostro paese, un rinnovamento nei valori, un rinnovamento nei sogni. Mi aspetto che finalmente i ragazzi uscendo da scuola possano pensare di trovare un lavoro in Italia. Penso che siamo tutti veramente cellule di un unico corpo che hanno bisogno di nuova acqua, che siamo atrofizzati, abbiamo bisogno di condividere dei valori, abbiamo bisogno di avere una speranza, un sogno e soprattutto di poter pensare di realizzarlo, perché i sogni ce l'hanno tutti in tutti i partiti. Ecco, noi partendo dai cittadini quello che cambieremo è che dal sogno lo trasformeremo in realtà.